La prima sconfitta stagionale fa sempre tanto male, ancora di più perché subita in casa e con la ribalta delle telecamere di Rai Sport 2. L'ammazza Ancona per il momento il Giulianova, pratico e cinico quanto basta per portare via di misura i tre punti dal Conero. L'anticipo della tredicesima offre dunque a Termoli e Maceratese l'occasione dell'aggancio per il primo e di accorciare per la seconda. Sbaglia l'approccio la formazione di Cornacchini, che rimane la stessa rispetto a Sulmona per quanto concerne modulo e uomini, ma è la testa che è cambiata. I dorici sono lenti e prevedibili in fase di impostazione. Mallus, perno di centrocampo, non è Biso e si sapeva. Il Giulianova difende in 11 e suda poco per intasare gli spazi. Al sedicesimo la prima emozione è un rischiato autogol dell'ex del Grosso, che mette in angolo un cross da destra di Barilaro sul quale non arrivano né Sivilla né Tavares. Col palleggio prolungato i biancorossi si costruiscono un bel corridoio al 37esimo. D'Alessandro in aria però conclude molto debolmente. E quando il primo tempo pare destinato a chiudersi in parità, ecco la fiammata, di colore giallo-rosso però. Fantini manda in profondità Dos Santos, che scatta in posizione di fuorigioco beffando Caparuccia e Caccioli. A tu per tu con Lori, il 9 ospite, non può sbagliare. La rete subita fa salire la rabbia nell'Ancona. Negli spogliatoi cerca la scossa, Bondi catechizza i suoi, ma i risultati non si vedono. Anzi, pronti via ed Esposito a sprecare un'occasione grande così, calciando addosso a Lori. Poi la squadra di Ronci decide di rendere ancora più massiva la propria tattica difensiva, ma ciò costringe l'Ancona a lanci lunghi e a cross dalla tre quarti, tra l'altro tutti fuori misura. Cornacchini le prova tutte, manda dentro Morbidelli, Cazzola e Degano. La trazione anteriore riesce a partorire un'occasione soltanto al 44esimo, sinistro dal limite di Morbidelli, che Melillo coi pugni mette in angolo. Al secondo di recupero è provvidenziale del Grosso a murare una conclusione a colpo sicuro di Tavares, che poi sul seguente angolo inzucca debolmente. E così il finale è il sapore amaro del primo KO per un Ancona che adesso si mette a gufare le altre.